Presidio davanti alla sede lecchese di MediaWorld. Una trentina di lavoratori hanno deciso oggi di scioperare. Per quale motivo? Le motivazioni sono da ricercare nel comportamento dell'azienda. Avevamo una trattativa il giorno 16 febbraio, nella quale bisognava discutere del premio, bisognava discutere del contratto di solidarietà. In realtà l'azienda si è seduta al tavolo e ci ha fatto presente che avrebbe chiuso due punti vendita, che avrebbe tolto la maggiorazione domenicale dal 90% e che avrebbe trasferito la sede da Bergamo a Varano Brianza. Questa cosa qui è un fulmine a ciel sereno, ma soprattutto nelle modalità con cui hanno comunicato questo tipo di cosa. Noi riteniamo che siamo un pezzo importante di questa azienda, i lavoratori e le lavoratrici rivendicano il ruolo che hanno avuto in questi anni. L'azienda ci comunica 17 milioni di perdite, ma non ci dà il dato rispetto a dove stanno queste perdite. Non si capisce, dopo le due chiusure, che tipologia di risparmio ci sarà sull'azienda e come l'azienda pensa di far fronte a questa crisi. Ci comunica che l'online vende il 33% in più. Il problema però è che se l'online vende il 33% in più, ma il prodotto viene ritirato nella sede di Lecco, questo rimane un costo per Lecco, mentre i proventi vanno sull'online. Capite che in questa situazione qui ogni punto vendita è potenzialmente a rischio chiusura se i dati vengono disaggregati. Ecco, noi chiediamo all'azienda un confronto serio rispetto a queste cose qua, un ripartire col tavolo delle trattative per soprattutto mettersi a un tavolo e capire come gestire questa situazione qua. Ma la prima cosa, devono incominciare ad aggregare i dati e a farci sapere quanto incide su Lecco le vendite online che vengono ritirate direttamente qua in punto vendita. I lavoratori oggi scioperano anche in solidarietà alle chiusure degli altri punti vendita. Ad oggi Lecco non rientra tra i punti vendita da chiudere. La prospettiva però, viste le modalità con cui la MediaWorld ci comunica le proprie scelte aziendali, non riesco a escludere nulla. Ad oggi però Lecco non rientra tra i punti vendita da chiudere.